No, peccato dai, perché comunque abbiamo giocato un'ottima partita con una squadra molto forte a mio parere, e però insomma abbiamo cercato di creare più occasioni possibili, peccato per quella di Musa alla fine specialmente, però è stata una buona prestazione secondo me. Quanto è l'impianto anche insomma per poter fare un buon salto in classifica rispetto a questo obiettivo? Ma sì, il nostro obiettivo è, io penso sempre che le sette là davanti siano più forti di noi, ecco, quindi dobbiamo cercare di stare aggrappati a quel treno. Oggi siamo ottavi comunque, quindi è un ottimo risultato e sono convinto che giocando così potremo toglierci le soddisfazioni. Qual è stata la maggiore difficoltà della partita contro Lazio? Ma sicuramente loro davanti e in mezzo hanno grandi qualità, praticamente Milinkovic, Felipe, anche se non avevano Immobile, sono ottimi giocatori, e quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima fase difensiva oltre che aver creato diverse occasioni. Mancava un po' di concretezza negli ultimi metri. Sì, peccato perché siamo arrivati più volte là davanti e siamo stati anche sfortunati con Luis col palo, quindi insomma sì, un po' di precisione e un po' di sfortuna. E in un momento nel quale insomma c'è grande entusiasmo in città per la vostra squadra, anche quest'oggi praticamente un Dallara quasi esaurito. Sì, certo, c'è grande entusiasmo e penso che giocando così attiriamo anche diverse persone ecco, allo stadio e penso che si divertano perché anche l'applauso che ci hanno rifilato alla fine, insomma, penso che sia l'esempio. Hai visto una Lazio un po' paurosa, timida magari per la brutta prestazione in Coppa, oppure ti sono sembrati giocatori in campo abbastanza sereni? Ma no, assolutamente, cioè, non penso che sia derivato dalla prestazione in Coppa, ho visto una squadra forte come al solito, che vuole giocare a calcio e comunque noi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. L'avete provata proprio sugli esterni perché ho visto che palleggiavate molto e poi ripartivate spesso con te o dall'altra parte con Poscio, quella per Sì, andare proprio sugli ma loro esterni. diciamo che fanno grande densità nella zona centrale del campo, ecco, quindi la zona, diciamo, a disposizione nostra era sugli esterni, quindi abbiamo fatto più lì, ecco. Senti, che impressione vi ha fatto la Lazio sulla corsa alla zona Champions? Ormai si è al di là della seconda parte del campionato, avete incontrato tante squadre. La Lazio che potenziale ha secondo Ah, è te? una squadra forte, oggi gli mancava Immobile, che è il capocannoniere, quindi insomma è una squadra molto forte. Grazie. Grazie.